Oggi abbiamo assistito all'ennesimo spettacolo indecente per la nostra povera Valle d'Aosta. Siamo andati in esercizio provvisorio. Avevamo noi della Lega offerto la possibilità di uscire dall'impasse proponendo di lavorare seriamente sulla ridiscussione del bilancio, lavorando insieme per fare un bilancio condiviso. C'era stato risposto di no. Sono venuti in aula convinti di avere i voti per il bilancio, i voti non ci sono, quindi abbiamo perso ulteriormente tempo e adesso si va in esercizio provvisorio, ma chissà per quanto. La situazione è assolutamente insostenibile, è evidente che l'unica soluzione possibile sia il ritorno alle urne, non ci sono altre alternative, stanno ancora tentando di parlare di altre possibili maggioranze, i giochi sono ancora questi sono i giochi del palazzo che stanno distruggendo la Valle d'Aosta. Quello che io dico è che saranno i valdostani a dover decidere chi ci dovrà governare, chi dovrà governare, chi saranno gli eletti. Solo i valdostani hanno questo potere e mi auguro veramente che i valdostani decidano in futuro di operare un reale cambiamento per questa Valle d'Aosta, perché abbiamo tutte le possibilità di riprenderci, di rinascere, perché dopo i periodi di guerra, e questo è un periodo di guerra, c'è sempre la rinascita. Quindi il messaggio è un messaggio assolutamente di speranza, ma la speranza deve passare necessariamente attraverso un cambiamento radicale. E sono finiti i soldi, una volta c'erano tantissimi soldi da sperperare e tutto sembrava andare bene perché i soldi si sperperavano per fare delle marchette elettorali. Oggi i soldi sono finiti e si è visto e si vede chi sa governare e chi non sa governare. Governare significa semplicemente pensare, avere una progettualità per il futuro, per il bene di tutti. Invece qui governare per questi vecchi partiti, il governare è sempre stato solo ed esclusivamente spartire i soldi e mettere dei soldi per dare delle mancette elettorali. Così facendo, senza progettualità, oggi è imploso tutto, visto e considerato che i soldi sono finiti, anche perché sperperati.